Da una polemica. Io gli mandai un'email scrivendogli e contestandogli la mancanza, l'assenza delle televisioni nel mio capo di Leuca. Io a lui dicevo: facciamo tante cose in questa terra, tante iniziative culturali bellissime, e voi siete soltanto concentrati sul nord Salento, quello che succede a Squinzano, quello che succede a Lecce, quello che succede a Trepuzzi, però provate a scendere, provate a vedere quello che succede qui, nelle viscere del Salento, nel sud del sud dei Santi, come diceva Carmelo Bene. Venite a vedere noi. Quindi poi lui, incuriosito, mi rispose subito, ci scambiamo il numero di cellulare, ci fu una grande intesa, insomma ci siamo conosciuti così. Poi una sera siamo usciti insieme. Questo l'uno all'altro usciamo insieme. Beh, lui venne a Stecchia, il mio paese, venne a Stecchia il 24 giugno, un giorno magico. Il 24 giugno, non solo per noi cristiani, ma anche di tre anni fa. Sì. È il giorno del solstizio d'estate, certo. Un giorno in cui tutto può succedere, il 24 giugno. E quindi ci trovammo davanti a una chiesa, la chiesa di Sant'Antonio di Stecchia, una chiesa dove abitualmente si celebra. Invece quel giorno, il 24 giugno del 2009, c'era una sposa meravigliosa. Cesare arrivò nel momento in cui quella sposa stava dalla chiesa durante il lancio. Ma era di mattina? Cioè no, erano le 5, le 17:30 di sera. Era anche in ritardo. Cosa risaputa, perché lui è un ritardatario cronico. No, ma che dici? Okay. Forse con te. Beh sì, con me. Sì, sì. Insomma, arrivò alle 17:30, quando quella sposa stava uscendo dalla chiesa durante il lancio dei confetti e del riso, e ci trovammo proprio nel momento, ci salutammo nel momento in cui i fotografi stavano facendo il foto a quella sposa. Quindi è un momento magico, bellissimo, non solo per la sposa ma anche per noi, questo 24 giugno, la chiesa in festa, eppure era la chiesa dei funerali, quel giorno però in festa, per una sposa, eccezionalmente. Ma gli sono arrivati i confetti in testa a Cesare? No, 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 no. E poi da lì, insomma, da lì passiamo delle giornate bellissime qui a Lecce. Sì, ma d'estate, no? Alle 5 e mezzo del pomeriggio, alle 6, cosa da fare? Cioè faceva caldo, Mi ha rapita subito. Ti ha rapita? Sì, devo dire. Ma mi stai facendo conoscere un'altra persona, ti ha rapita. Sì, mi ha rapita subito e mi ha portata qui a Lecce. Cioè, che ti ha detto? Andiamo. Ce ne dobbiamo andare da qui. Via. Andiamo, facciamo un giro, conosciamoci e poi dobbiamo immortalare questo momento, mi disse. E io ero frastornata, ma questo pazzo, dove vuole portarmi? Perché sì, che cosa fece? Mi portò qui a Lecce, nello studio di sua sorella, Daria Vernaleone, che fa la grafica pubblicitaria. In subbuglio pure la sua povera sorella Daria, che accese tutte le luci dello studio, prese la macchina fotografica e ci fece una decina di foto che conserviamo ancora oggi di quel giorno. E quindi dopo le foto subito andiamo, dobbiamo bere qualcosa e festeggiare subito a Road 66 qui. Ma dovevate festeggiare? Eravate appena conosciuti. Dovevamo festeggiare questo incontro. Ah, l'incontro? Sì, dobbiamo festeggiare, andiamo un cocktail insieme. Io intanto ero uscita alle 17:30, mia madre non sapeva nulla. Dovevi telefonare, dovevi mamma, vedi che sto comunque. Cioè, mi aveva praticamente rapita in tutto, non riuscivo a capire nulla, neanche il telefono, telefonare mia madre, non sa nulla. Ti aveva imbambolata. Ecco, bravo, imbambolata. Hai capito, Cesare? Questo ha fatto. E siamo andati lì a bere, quindi, in questo locale famoso di Lecce. Ma di che te parlava tutte queste cose? Mi parlava di lui, della sua vita, delle sue esperienze, che anche lui è stato tanti anni fuori, però ha deciso di tornare qui nel Salento, ha deciso di rimanere perché crede nella sua terra. E in questo, devo dire, che è riuscito a convincere anche me.
Perché Cesare è arrivato in un momento particolare della mia vita. È arrivato quando io ero ad un crocevia. Prendere una decisione, andare o tornare a Roma o qui nel Salento e faticare, sgomitare, comunque perché qui non è facile fare l'arte, la cultura, il teatro, dove la cultura del teatro è quasi assente. E mi ha convinta a restare, mi ha convinta a credere nelle potenzialità inespresse della nostra terra, il Salento. Siamo qui, lui ha detto dai, proviamo, mettiamo insieme una compagnia, andiamo avanti con gli spettacoli, crediamoci fino in fondo e chi lo sa, un giorno potrai dirti felice di questa scelta. Certo. Comunque hai ragione Rosario, perché è un bravissimo ragazzo, un bravissimo professionista. Tienitelo stretto perché ce ne sono non moltissimi. No, ma io me lo tengo così. Stretto, anzi strettissimo. Ma quando ci sposiamo? No, io e te, tu e lui. Allora. Ma ne parlate? Sì, ne parliamo, ne parliamo. Io sono una molto fissata con le date, con anche la data deve avere un significato, tutto deve ritornare. Allora Madonna, ogni anno però, dico, cioè ogni cosa deve avere una cosa. Ogni anno dico sposiamoci, no? No, io non 18 sono così. Agosto. No, no. Io dico il 24 giugno mi voglio sposare, certo, perché quello è un giorno significativo per chiesa, noi. Funerale, e lui cosa. Diceva ah, ma non è possibile, tu ogni anno rimandi. Manca più per me che per lui, devo dire. Però. Vabbè, però attenta, casomai ci ripensa. Cioè, no. No. Silvia. No? Non credo. No, Non credo, siamo ormai legati a doppio nodo. Bellissimo. Quindi. Bene. Poi bambini, cose, no? Insomma, ti piacciono i bambini? Molto. Maschietti o femminucce o tutte e due? No, è indifferente. Cioè. No, sono belli entrambi, bellissimi.